Paleden con Giulia Majerchuk. Raccontaci in un minuto lo spettacolo La magica notte dello schiaccianoci. Un minuto è troppo poco. Ovviamente prende vita questa fiaba, della fiaba di Goffman, Schiaccianoci. Tutto accade nella notte di Natale, dove una bambina litiga con la sua cuginetta e insomma rimane molto arrabbiata, va a letto e non si capisce. Poi lei si alza e improvvisamente comincia a sentire delle voci delle sue bambole che la chiamano. Queste bambole chiedono il suo aiuto. Lei comincia a vedere dei topi che stanno combattendo con le bambole, insomma diventa partecipe di questa battaglia. Quando si sveglia la mattina, giorno dopo, non riesce a capire se lei ha sognato e effettivamente è stato il sogno, è stato il vero, non si riesce a capire. Poi di nuovo accade, insomma, ovviamente ci sono dei effetti scenici che aiutano a attraversare la dimensione. Lei entra nel mondo delle fiabe, nel mondo delle fiabe incontra il suo giocattolo vecchio di legno, lo schiaccianoci, che chiede a lei l'aiuto. Lui, il schiaccianoce, e la fata confetto chiede di combattere la Madama Sorciona con le sue tobe che vogliono conquistare il regno delle bambole. E allora Clara aiuta in questa difficile impresa, accompagnata dallo schiaccianoce. Riesce a vincere la battaglia, diventa la principessa del regno candito e poi non si sa che cosa accade, finisce il sogno o il sogno si trasforma nella realtà. Lei si sveglia a casa sua e sembra che la notte di Natale è finita, ma poi arriva Adam, che assomiglia molto allo schiaccianoce, e porta un bel regalo dal mondo magico. Insomma, ovviamente detto così è un po' difficile a spiegarlo. Devo dire soprattutto una grande emozione, una fiaba dove i giocattoli prendono vita, dove la realtà si confonde con la fiaba, dove appunto ci sono questi vestiti così belli da principessa che aiutano a vivere quell'atmosfera lì. Poi abbiamo delle proiezioni, delle video che sono molto molto belle, e anche attraverso questi video si riesce a vivere un'atmosfera secondo me unica, magica, divertente, colorata. Insomma, è un mondo delle fiabe. Chi c'è? Chi è per noi? Mamma, papà, siete voi? Tu ci sei andato, ci hai già dimenticato. Devo andare di sotto, devo smetterla di sognare ad occhi aperti. Aspetta, tu sei l'unica che può aiutarci. Che c'entro io? Cosa significa per te lavorare a contatto con i bambini? Per me è un sogno lavorare con i bambini. Io sono sempre stata molto attratta dall'idea di regalare un'emozione ai bambini, perché è il mio mondo che mi appartiene. Da quando ho cominciato a leggere sono sempre stata innamorata delle fiabe, ho sempre, diciamo, vissuto nel mondo mio, creato nel mondo delle illusioni. Per questo oggigiorno, essendo grande, adulta, insomma, essere un po' più ragionevole, ma poter tornare a essere bambina, divertirci, vedere bambini che ridono, che partecipano alla battaglia. Poi a un certo punto la Clara ha ucciso la Madama Sorciona e devo dire si è sentito un boato, Clara, è veramente un'emozione, torni a essere bambino, che secondo me è paragonabile a niente. Bellissimo, è la più bella cosa che abbia mai fatto, veramente sono troppo felice. Progetti futuri oltre a questo spettacolo, ovviamente. Progetti futuri oltre a questo spettacolo. Io vorrei che questo spettacolo ha una vita lunghissima, soprattutto, che appunto siamo a Paleden dei Dell'Andie. E poi contemporaneamente, infatti, finito qua, devo correre a lavorare sul set, sto girando un film di Paolo Caiazzo che si chiama Impepata di nozze, una bella commedia all'italiana per cinema che uscirà in primavera su Risale, dove faccio la protagonista femminile, un ruolo anche sentimentale, molto poetico, un bel ruolo. E insomma, per il momento mi sembra abbastanza.